Barbie Family e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi vado subito al sodo perché il video magari può prolungarsi e oggi, siccome che c'è Halloween alle porte, andremo a fare la maschera di It. L'avete vista l'anno scorso nei vari video, ma non l'ho mai portata sul canale. Oggi proverò a rifarla. Allora, per farla la maschera ci serve la pasta per modellare, l'ho trovata al discount, essicca all'aria e si può lavorare con l'acqua, quindi molto molto acqua perché si deve lavorare con l'acqua. La carta trasparente, vedete, perché bisogna imballare bene come un sarcofago il nostro Ken. Io l'ho già imballato, vedete, tutto imballato così non si sporca. E vabbè, questo è i nostri Ken tester, quindi niente, direi poi i vari attrezzi, cosa avete in casa, coltelli. Io uso questi che sono della pasta di zucchero, solo che non faccio più pasta di zucchero, quindi li uso per queste cose. Pennelli che hanno la punta arrotondata, insomma tutto stuzzicadenti, tutto quello che potete reperire in casa può andare benissimo. Ok, io adesso abbascio lo schermo e iniziamo a fare la maschera e poi man mano poi vi dico il resto del materiale. Prima cosa, per fare la maschera ci vogliono queste cose qua. Va bene? Ok, andiamo. Iniziamo a prendere la pasta nostra da modellare, ok, e andiamo a modellarla. Dopodiché andiamo a piattirla un po', no? E andiamo a posizionarla sopra la nostra faccia del Ken. Oh, ciao! Schiacciamo un po' leggero che prende la forma. Se volete pucciate nell'acqua così vedete come viene bene. Schiacciamo, vedete? Ora con il coltellino leviamo un po' via di, che vedete che è troppo qua. Andiamo a tirarle via un po' l'eccesso. Se no, dopo, una volta che si toglie la maschera, non viene, non entra più. Anche sotto perché è troppo, 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 vedete? Ok, tanto questo ci riserve. Andiamo a rimodellare di nuovo. Quindi schiacciato bene. Usciamo. E andiamo a lisciare. Ora andremo a fare gli occhi, un buchino per gli occhi. Ok, con una punta arrotondata andiamo a scavare un pochettino per gli occhi. Ok, dopodiché andremo a fare il naso. Prendiamo perché questo lo copre, un pezzettino giusto per il naso, questo lo copre perché sennò si secca. Una pallina, io la bagno e vedete? La pallina e lo andiamo a posizionare al centro, così. E dopo, voi se non avete questo potete usare il tranquillamente lo stuzzicadente e appiattiamo ai bordi, vedete, per farlo aderire così, tutto attorno. Una volta che avete messo bene il naso andremo a fare i buchi del naso e farli belli arrotondati con le natiche in fuori, come il nostro naso che ha la bombatura un po' all'esterno. Ok, prendiamo un altro pezzettino ma proprio minuscolo per fare il pezzo sopra del naso. Aspettate che vi sposto. Il pezzo sopra, vedete? E con questo andiamo ad appiattirlo. Bagnate sempre, così è più facile lavorarlo.
vedete com'è facile a lisciarlo con l'acqua. Ora con un altro pezzettino andiamo a fare il rigonfiamento sopra gli occhi, vedete qua sopra come fa, vedete che qua ha un rigonfiamento, ok. Due pezzettini, poi andiamo a schiacciare come sempre i bordi. E così va a mischiarsi con quello sotto. Ora faremo la bocca, no? La bocca, vedete, ve l'ho messo sotto. Voi comunque, se vi trovate in difficoltà, potete guardare l'immagine di Facebook, scusate, di internet. Ok, c'è la bocca, c'è l'aperta come vedete, no? E andiamo a fare, a farla proprio uguale come l'immagine. Bella. Andiamo a fare. Kate? Sì, Alessia. Devi prendere la parrucca, quella rossa. Andiamo ad aprirla, schiacciarla tutta. Ora prendiamo un altro pezzettino piccolino, perché dobbiamo andare a fare il labbro sotto, a rigonfiarlo. Vedete che ce l'ha più gonfio, e così non è gonfio. Comunque voi quando farete la maschera vedrete, vi saprete voi che grandezza l'avete fatta, che grandezza l'avete fatta. Poi lo bagnate come sempre e andiamo ad appiattire, perché deve attaccare e non si deve notare la differenza che avete attaccato un pezzo in più. Con l'acqua, perché magari un po' si è seccato, quindi andiamo a lavorarlo con l'acqua e torna bagnato, no? Vedete? Stessa cosa col labbro sopra, pezzettino piccolino, un po' più piccolino forse, no? Perché sopra ce l'ha più fine. E bagni e via, appiattisci. Tutto così. Fatto le labbra, okay. Andremo a fare queste cose qui vicino. Sì, vabbè, va, ciao Ne, scusate, queste cose qui, ok, con lo stuzzicadente parte da sopra il naso,
e andiamo a fare l'incavatura, un'incavatura. E va fino al bordo bocca questa incavatura. Cerchiamo di dargli la sua espressione. Che metto via l'altro passone. Ora dobbiamo appiattire qua il bordo, perché non è, è con il bordo non si vede il dentino. Così. Stessa cosa all'esterno, levare questo letto. E venire così. Ora con un altro pezzettino, vedete, proprio andiamo a fare le guanciotte qua, vedete che ha il rigonfiamento nelle guanciotte. Ok, lo dividiamo in due, aspettate, lo bagno un po' e lo lavoro. Se lo trovate asciutto, lo dividiamo in due e andiamo così a goccia, e andiamo a posizionarlo qua così, uno di qua e uno dall'altra parte, no? E poi andiamo a schiacciarlo bene e schiacciare i bordi come vi ho fatto vedere, così. Così, tutto così. Tutto bordo e piatto deve venire, così. Ora facciamo l'altra parte insieme. Andiamo a schiacciare bene, vedete qua c'è l'incavatura, andiamo a vicino l'incavatura senza coprirla, l'incavatura che abbiamo fatto prima, non la dobbiamo coprire, andrà a fare il rigonfiamento. Anche vicino l'occhio, sotto l'occhio, deve prendere tutta la guanciotta. Vedete, viene tutto omogeneo, non si nota che voi avete aggiunto l'altro yezu. Sì, così, ultimo pezzettino di qua sotto l'occhio bene, che ti rigonfia vicino l'occhio. Poi alla finale potete anche allisciarlo con le dita, che viene bello liscio, con un pennellino, con la punta di un pennello al contrario, potete allisciarlo. Poi se l'incavatura c'è ancora, bene, se no poi la potete rifare, vi passate sopra e appiattite i bordi. Ora, è più difficile spiegare che a fare. Ora con un altro pezzettino andiamo a fare i bordi qua, rigonfiare un po' i bordini, perché nella foto lì c'è. Ok, mettiamo un pezzo qua. E un pezzo qua, e andiamo a schiacciarlo come prima, ecco, non si attacca perché devo con l'acqua
devo andare a stessa cosa di prima, bisogna limare, appiattire bene e attaccarlo alla base della maschera. Poi con le dita potete lisciarlo. Stessa cosa di qua. Una volta finito qui, andiamo a prendere un altro pezzettino piccolo per fare il mento. Vedete? Andiamo a appiccicarlo qua sotto e stessa cosa, andiamo a appiccicarlo i bordi che si deve attaccare. Possiamo lasciarlo qua col dito. Si vede, sì. Il dito per lisciare bene così. Ok, vedete una cosa, avete fatto il mento da sotto. Ora andiamo a vedere, vedete la testa qua, dobbiamo andare a bombarla un po' qua, perché vedete qua non è bella gonfia come it, quindi andiamo a prendere un pezzo un po' più grosso, sempre così, e andiamo, deve essere, ok, lo mettiamo qua così, lo schiacciamo un po'. E dopo stessa tecnica, e andiamo a creargli il rigonfiamento ai bordi. Eccola qua, finita la maschera. Ora bisogna farla asciugare per poter andare avanti. Io ne ho preparata un'altra. Oddio, non sono uguali, simili. Ok. Dove andrò a lavorare su questa che è già asciutta, così potrò finire il tutorial. Questa la lasciamo asciugare e andiamo a proseguire con questa. Ok, potete usare anche i pennarelli, le tempere, no, e matite acquarellabili. Ok, con un pennello andiamo a pitturare il naso. Il naso è rosso, tutto il nasino di questo bel pagliaccetto it. Attenzione a non colorare la faccia. Tutto il nasino, tutto anche sotto. Ok? E voilà, nasino. Ora andiamo con lo stesso colore, guardate, le labbra. Andiamo a pitturare le labbra, però poi dovremo fare anche un po' di nero perché vengono scure. Le labbra, tutto. Io direi le labbra anche dentro anche la bocca, che dà quel senso di aiuto, brutto, 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 perché nella foto fa vedere che è nera. Poi andiamo a sfumarlo con un po' di nero.
che poi dobbiamo mettere i denti. Tutto il contorno. Il labbro è nero, quindi andiamo a scurire con il nero. Tempera nera, un filino, e andiamo a puliamo il pennello bene bene e andiamo a sfumare. Anche dentro, dentro deve essere scuro, vedete? Nella foto è scura. Un altro poco di rosso, andiamo a alleggerire il nero che abbiamo messo sulle labbra. Mannaggia pure il pennellino. Andiamo ad amalgamare un po', a sfumare il tutto col nero, che si deve vedere il rosso al labbro ma anche il nero come qua. Ora con il nero andiamo a fare, vedete, sì, ciao, l'interno dell'occhio. E il bordo qua, tutto il bordo qui sopra. Vedete? Così. Tutte e due gli occhi. Ok, vedete, fatto. Ora lo lasciamo ad asciugare prima di poter continuare, perché poi magari se dobbiamo usare altri materiali si rovina, quindi prima asciugare con due palline piccoline, vedete, andiamo a mettere, no, andiamo a metterle, facciamo così e andiamo a metterle nell'occhio dentro. Ok, non ce l'ho. Sto riprendendo con una mano, ok? Dopo andiamo ad appiattirlo. Guarda di qua. Hai trovato uno. Ok. Vediamo. Ora andiamo a fare le pupille. Qua poi c'è del nero che cola giù, che andremo a fare. Ora prendiamo il colore nero e ok, con un stuzzicadente andiamo a fare e dopo andiamo a farlo meglio la pupilla, l'interno.
Ma perché non sono lì dentro? Non sono lì dentro. Oh, vabbè, non c'è più. Fatti gli occhi, andiamo a fare col rosso come c'è qua, vedete? Questo un pochettino. Poco poco, eh? E poi andiamo a sfumare. Fatto gli occhi, vedete? Che vanno sul rossiccio. Facciamo asciugare gli occhi, chiudiamo il rosso e andiamo a fare le sopracciglia. Nero, stuzzicadente, e andiamo, se avete la foto vicino meglio. Mi servirebbe il rosso. Ora faremo le due striscette che portano quelle che abbiamo visto prima. Lo stuzzicadente, basta tracciare due lineette al centro dell'occhio. Ok, ora andremo a fare i denti. Facciamo i denti, prendiamo un pezzo di e ne tiriamo via un pezzettino piccolissimo e andiamo a formare un dente. Ok, che attaccheremo all'interno della bocca del nostro It con la colla a caldo. Speriamo di riuscire. Ok, vedete? Dei piccoli dentini. Ne dovete fare adesso vediamo, li faccio io, poi alla fine. Alessia, io ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo se nella bocca ci stanno 8 denti. Ok, con la colla a caldo iniziamo dal centro. Andiamo a incollarli. No, da te e da così non mi viene. Poi c'è la finestra aperta che si raffredda la colla, ovvio, ovvio, no? Mi sa che ce ne stanno proprio pochi. Tutto così. Ok, intanto con lo stuzzicadente sporco di rosso ho sporcato di sangue, diciamo, i denti. Ne sono stati 3. Ok. Ora andiamo a prendere un pezzo di stoffa. No? La forma della testa di Ken, vedete com'è la stoffa, così la piegate così rimane chiusa. Dovete fare un cappuccio. E cucite tutto fino a qua, deve rimanere aperto davanti. Una volta cucito, vedete, lo giriamo al contrario e andiamo a incollarlo al bordo della nostra maschera.
così tutto attorno, che deve, vedete, con la nostra colla a caldo. Ho perso il pezzo di colla, aspettato un momento. Ok, ho trovato la pezzo di colla. Partiamo da in mezzo, mettiamo un po' di colla qui e andiamo a incollare la parte centrale, così. E poi tutto attorno, di qua, vedete, proseguite adesso la faccio, mamma mia, Alessia ha sempre fame. Tutto attorno. Okay. E anche dall'altra parte. Vedete? Tutto così, vedete, deve rimanere chiuso. Ok, ora facciamolo bene asciugare qua. E ma lo finirò domani, perché adesso è ora di cena e devo preparare la cena. Comunque dai, non è venuto, non sta iniziando male, non è, dai, non è malvagio, dai, vero? Vero? Non è malvagio, non sono malvagio. Bene, bene ragazzi, allora ieri era tardi, poi ho staccato, guardate, ce l'ho qua, e ora andiamo a liberare il nostro caro amico Ken, così vi faccio vedere che non si è sporcato. Oh, 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 arrivo, guardate che bello pulito. Ciao Alessia. Ok, ora andiamo a prendere la carta stagnola e facciamo lo stesso discorso, lo andiamo a coprire tutto, perché dovremo andare a fare i capelli, quindi useremo la colla a caldo e per non rovinarlo lo isoliamo con la carta stagnola. Ora ci serve la lana rossa, no, ho preso 1,30 euro dai Chan Chan, negozio dei cinesi, e andiamo, non so, a prendere tante striscettine, tagliarne questo, boh, tante che dobbiamo riempire la testa del nostro it, tante. Ok, ho iniziato a tagliare questi, poi al limite ce n'è ancora, ne taglieremo ancora con la nostra colla a caldo. Mettiamo qua, oddio, andiamo a prendere il nostro pagliaccio, un filo, no, lo pieghiamo in due e lo andiamo a incollare qua. Iniziamo da dove volete voi, potete iniziare, se vado da qua dai, tanto guardate che qua. Ok, colla e incolliamo. Ok, poi prendiamo un altro filo. Sì, non tutti sono uguali, io dire, ci sono di varie dimensioni, lunghezze, non lo so, sono stata lì, fa niente, perché tanto poi quando poi va pettinato, va acconciato, va tagliato un po', diciamo, perché vedete qua com'è, devo fare tutto attorno il capello e poi pettinarlo. Ok, ho capito che come l'ho perso, lì non so che lo posso dire, questo posso dire, questo,
Una volta fatto tutto, andiamo avanti, perché andrà fatta tutta la testa. Stessa tecnica, tutto dietro. Incolliamo tutto dietro. Ragazzi, eccolo qua finito. Ho lasciato un po' di vuoto perché fare così è un po' più elastico anche nel tirarlo fuori, perché con la colla a caldo è tutto duro. Ora con la spazzolina, perché è lana, andiamo a spazzolarlo per bene e aprire tutta la lanetta. Deve essere bello bello aperto, non così lanoso, tutto aperto come capelli, no? Sapete It com'è, no? Voi spazzolate bene il nostro It e poi ci vediamo. Aperto tutto, vedete? È venuto via un po' di pelucci, fa niente. Ora con la forbice andiamo magari a, se vedete magari qualcuno un po' più, diciamo, bello, no? Andiamo a tagliare a filo. Beh, questa forbice taglia molto, devo dire. Che bella forbice mi hanno dato. Aspetta, vado a prendere un'altra. Vado a prendere un'altra forbicina. Io l'ho data io. E andiamo a tagliare l'eccesso. Tutto. Devo ripetere per l'ultima volta. Sì. E un po' ho finito di studiare. Vedete? Fate così magari e poi tagliate, vedete che c'è magari l'eccesso e via. Tutto così. Ecco qua dietro, davanti, e a voi la nostra maschera di, questa è la versione che sta nel tombino, tutto, che prende giù i bambini. Poi c'è la versione magari cattiva, questa è la versione di ti prendo. Sì, dai, vabbè, poi asciugui. Bene, potete, basta che comunque sia, fate diverse le sopracciglia, lo fate più incattivito, no? Dovete modificare l'arcata delle sopracciglia. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, se sì un bel like, iscrivetevi al canale, commentate i video, io piano piano rispondo a tutti, perché se no non fa mai niente. E niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Dimenticavo, la maschera si può togliere, ovvio, eh. È ovvio che è ovvio, eh. Questo è il nostro Ken e questa è la nostra maschera. Ciao.